Nella 34esima edizione di Luci sulla città, presentato da Vivere In, il nuovo edizione concorso Presepe, una delle iniziative culturali più significative che l'associazione da anni propone nel nostro territorio, nella convinzione che l'uomo si riveste della dignità che gli è propria solo se sa scoprire e godere del bello che lo circonda. Abbiamo ascoltato il presidente dell'associazione Vivere In, Don Francesco Gentile, vicario episcopale per la pastorale della diocesi, e Andrea Correggio, presidente dell'associazione Multitracce, che collaborerà nella realizzazione di una mostra di presepi nella torre aiutante del Castello Carlo V. Quest'anno il tema sarà Contemplando Gesù, il principe della pace. Il tema ci siamo ispirati un po' a quello che stiamo attualmente vivendo, ma essenzialmente quest'anno ricorrono il 60° anniversario dell'enciclica di Papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris. Quindi un po' ci siamo ispirati a questa sua enciclica per invitare tutti coloro che vogliono realizzare il presepe pensando a questo tema della pace. E io pensavo a Luci sulla città, questa frase. In 33 edizioni cosa è emerso da questa mostra dei presepi? Cosa è emerso in ambito sociale a Crotone? Allora, intanto che il presepe da noi si fa, è un'identità propria nostra, del nostro territorio, quello di realizzare il presepe, ma non solo nelle famiglie, ma anche nelle scuole. E questo ci conforta, perché vuol dire che l'idea dell'incarnazione di Cristo sulla terra è ancora un'idea che ha un suo fascino. Un significato, quello della natività, ovvero del presepe, che in questo territorio non si perde mai. Non si perde mai, perché chiaramente ci sono delle bellissime tradizioni che ci permettono di veicolare il messaggio, il significato del presepe, della contemplazione di Gesù bambino, proprio come diciamo mettendolo al centro di questo messaggio cristiano. Però non dobbiamo darlo per scontato, nel senso che anche le tradizioni più belle, più preziose, più rilevanti per noi hanno sempre bisogno di una verifica. Dal punto di vista, diciamo, ecclesiale, devono essere sempre un po' confrontate proprio con la centralità di quel messaggio, perché portano con sé anche il rischio di potersi un po' svuotare col tempo che passa, potersi magari adattare, no? Un po' in maniera un po' troppo appunto scontata, ecco, potrebbero trasformarsi soltanto in contenitori vuoti. Ecco, quindi per non correre questo rischio, come comunità cristiana, ma anche in un dialogo culturale, no, con le persone che hanno interesse a far questo, noi desideriamo che ogni anno il Natale ci giunga anche come una provocazione per poter, ecco, fare una verifica anche di quello che è la nostra comprensione e la nostra testimonianza del messaggio che il Natale porta nella nostra vita. Un castello ricco di iniziative, e adesso anche il Natale. Sì, ci stiamo già preparando per il Natale, insomma stiamo aprendo questa collaborazione anche con Vivere In. Noi dell'associazione Multitraccia cerchiamo di ospitare più eventi possibili culturali. Ci sembrava opportuno, insomma, ospitare questo concorso di presepi che da tanti anni si fa a Crotone, e quindi siamo anche orgogliosi di poterlo ospitare e siamo molto contenti di collaborare con Vivere In. Forse l'inverno e il Natale che arriva può farci pensare al tepore delle nostre case, e il castello, che in inverno forse in genere viene meno vissuto, avrà un motivo per restare aperto con le luci. Sì, il castello è stato chiuso per tanti anni, quindi diciamo nell'immaginario collettivo dei crotonesi non c'è quello di, diciamo, andare al castello specie d'inverno, insomma. Il centro storico è un po' abbandonato. Noi, le nostre iniziative servono pure a questo, ad attirare le persone al castello, i crotonesi al castello, quindi lo scopo è vivere il castello, riempirlo di contenuti. Quello del, appunto, il periodo natalizio, quello del presepe, mi sembra il contenuto migliore. Come stanno andando le visite? Le visite stanno andando benissimo, cioè comunque i turisti, i visitatori, chiunque viene da fuori cerca il castello.
il nostro scopo è far vivere il castello anche ai crotonesi, insomma, perché come dicevo prima, ormai si è persa un po' l'abitudine di vivere il centro storico e quindi vivere il castello.